Cittadini del mondo, bentrovati. In questo periodo, abbiamo assistito ad un grosso cambiamento nelle nostre vite. Un cambiamento che si espande su tutti i fronti, da quello affettivo, familiare, umano, a quello lavorativo. Hanno aumentato le censure, limitato la libertà di movimento e di culto, perfino, hanno cambiato per sempre il nostro modo di pensare e rapportarsi con le persone. Tutto questo sembra proprio la riuscita, di parte del piano, per instaurare un nuovo ordine mondiale. C'è chi, durante le elezioni americane, faceva il tifo per Trump, e addirittura lo elogiava come ipotetico salvatore dell'Italia. Lasciate che vi dica che, Trump e Biden, sono due grandissimi attori del sistema che portavano al pubblico uno spettacolo già organizzato per aumentare astio, odio, divisione, confusione e menzogne. Ho visto un popolo, quello italiano, disgregato e confuso. Alcuni sono diventati opinionisti virologi, altri parolieri da battaglia, ed altri che lucrano sulle bugie di un sistema malato. Il caos ha regnato come principe, al fianco della regina paura. Per come ci troviamo ora, e per le condizioni mentali in cui si trova il popolo italiano, questa nazione ha poche speranze di cambiamento. Nessuno ha mai fatto nulla realmente per cambiare le cose. E se avessi la possibilità, che ha avuto Assange con WikiLeaks, avrei sicuramente cercato di fare qualcosa di utile veramente, oltre che presentarvi ciò che accadrà. Non siamo uniti, non pensiamo con il cuore e la bontà d'animo, ormai è un eco dell'indifferenza che inevitabilmente sta arrivando in una vita asettica. L'essere umano sta fallendo come essere libero ed indipendente. Invece di scegliere un'evoluzione interiore ed energetica, abbiamo scelto un'evoluzione tecnologica che invaderà le nostre vite, rendendoci poveri dentro, quasi apatici. Vi chiedono di fare sacrifici, e ancora sacrifici. Mentre chi dovrebbe rappresentare il cittadino, pensa solo ai propri loschi affari, facendosi leggi ad personam, prendendoti per il culo con trucchi, che farebbero invidia al miglior prestigiatore di sempre. Mi hanno insegnato, però, che la speranza è l'ultima a morire, e fino a quando vedo persone che la pensano come me, voglio credere che quella speranza ancora non è stata corrotta. Molti che indossano maschere, vi mentono, non sono chi dicono di essere, ci mettono uno contro l'altro per i motivi sopradetti. È giusto avere il dubbio sulle cose ed avere il dubbio su Anonymous, in passato abbiamo fatto grossi errori facendoci corrompere da CIA ed FBI. Ma questo non vuol dire che siamo tutti così, perché ci sono ancora persone, che come me, hanno la voglia di combattere e credere che tutto possa cambiare, nel rispetto, nella pace, nella giustizia e nell'amore. Con questo non sono qui per dirvi i nostri ed i vostri errori, ma sono qui per dirvi che ormai dovete pensare a voi stessi, di smettere di aspettare che qualcuno sia il vostro salvatore, solo voi siete i salvatori di voi stessi, e di smettere di pensare troppo, e di iniziare a sentire di più. Iniziate a fare ciò che realmente volete fare, avete il potere di scegliere ciò che volete dalla vostra vita, si tratta appunto della vostra vita e non di quella di altri. Sono qui per mettervi in guardia sulla perdita dell'umanità futura dell'essere umano. Il sistema capitalistico e consumistico corrompe fin da piccoli le vostre menti. Lasciate perdere il superficiale, quelle cose che non contano e di incominciare a vivere usando questa formula. Ama, e fai ciò che vuoi. Amate. Basta con l'odio, con il razzismo, con le guerre, con le corruzioni, gli abusi e gli sfruttamenti. Iniziate a vivere per il nome che portate, perché voi siete gli esseri umani. Voi avete la bontà d'animo nel cuore, voi avete il libero arbitrio, voi avete il potere di scegliere che la vostra vita sia bellissima. E questo lo stiamo perdendo per raggiungere una società basata sul capitalismo ed il consumismo. Fratelli miei, amate quando avete paura, amate quando cadrete, e amate ancora più forte quando vi sembrerà di non avere speranza. Questo è lo scopo della vita, ama e fai ciò che vuoi. Vi auguro di passare delle belle giornate insieme alle persone che amate davvero. Ci vedremo per il prossimo anno. È una promessa. Emanon 7384.